Di nuovo insieme a noi, devo dire sempre la frase ufficiale, siamo in prove tecniche di trasmissione, la postazione è quella di RDA Radio 8 della signora Isabella Lorenzetti che ci consente oggi di trasmettere, anche se in maniera flash questa è la Roma che non può andare in onda in versione normale perché manca della sua postazione principale che è quella di RDA Radio 1 Stap Radio, però ci siamo connessi lo stesso con Stap Radio di Stefano Tini, speriamo durante l'arco di questa serata di pubblicare anche su tutte le altre emittenti del circuito. Questa è la Roma, per dirla in breve, con la signora Giuliana e anche con quest'altro grandissimo amico che tra un po' sarà in diretta con noi. Noi abbiamo staccato, ce l'hanno staccata veramente la connessione, quindi questa è la Roma, è stata ferma per 2 settimane e mezzo. Oh, la Roma andava tanto bene, si è fermata, questa è la Roma sta andando male, non so se è così, se questa è la causa, rimediamo subito, trasmettiamo in maniera sintetica, ma facciamo che il nostro segnale non manchi mai. Vittorio Bellucci, ci scherziamo anche su, buon pomeriggio. Ma buon pomeriggio a tutti voi. No, ma in effetti, guarda, io ci stavo pensando, noi ci siamo sentiti l'ultima volta prima di Roma-Lazio. È successo un disastro da quel momento, a livello sportivo veramente. Beh, no, con la Lazio scusa Vittorio, con la Lazio abbiamo vinto, Infatti l'ultima volta che ci siamo sentiti qualche giorno prima, il venerdì di Roma-Lazio, quella l'abbiamo vinta, poi il disastro. Dopo non ci siamo più sentiti prima di Barcellona, prima di Bologna e prima di dell'Atalanta, quindi veramente è stata. Ci siamo lasciati euforici e ci ritroviamo invece depressi, amareggiati, incavolati, per non dire peggio, insomma. Ci troviamo veramente delusi, dai, delusi. In questo momento salutiamo Ugo che ci sta salutando. Ciao Ugo, sempre vicino a Vittorio comunque. Vabbè, non penso che sia Cagnolino, dai. Sì, sì, è lui, è apparso adesso. No, aspetta, ringrazio la signora Lorenzetti che è andata a pescare la foto con Ugo. Brava, hai fatto bene. Quindi tra un po' apparirà Vittorio Bellucci insieme col suo carissimo inseparabile amico Ugo, che tante volte ha pregi molto più positivi rispetto agli esseri umani, no? Sì, d'accordissimo. È vero? E poi ecco, questo è un appello: quando prendete i cani dentro le vostre case diventano componenti del vostro nucleo familiare, quindi scemenze o idiozie come abbandonarli per strada come se fossero un oggetto, assolutamente no. Vittorio. No, assolutamente, guarda, poi se uno ha un cane diventa un pezzo di famiglia, ma cioè un essere vivente. Io sono una persona che io delle volte non uccido neanche una mosca, perché delle volte mi chiedo, veramente lo faccio, delle volte io se c'è un ragnetto dentro casa, io vado lì con la carta, lo prendo e lo metto fuori, sarò pazzo, però delle volte mi chiedo con che diritto di prendere il ragno e ucciderlo, in fin dei conti vive, quindi figuriamoci un cane, insomma, che ti guarda con gli occhi e ti parla. Che a volte è molto più umano degli esseri umani, no Vittorio? Sì, assolutamente. Allora, adesso veniamo a noi. Se il danno è non aver fatto questa e la Roma, rimediamo subito e oggi siamo in condizioni, diciamo, abbastanza campali, però ci siamo. Che è successo a sta Roma, Vittorio? Guarda, è successo tante cose, sarò breve, ma diciamo che prima di tutto purtroppo delle cose che io e te dicevamo anche nei momenti buoni si sono verificate. In primis un allenatore che è mediocre, cioè ormai è inutile starci a girare intorno, credo che ormai l'abbiano scoperto tutti che abbiamo un allenatore mediocre. In secondo, la dimostrazione è che alla Roma quando manca Gervinho e Salah non sapendo che fare, nulla, cioè lui il vuoto assoluto. Ma questo non è il suo limite, Vittorio, questo è il suo limite però, cavolo. Lo so, ma infatti è un allenatore mediocre, cioè un allenatore non all'altezza della squadra che ha. Escono fuori voci di una Roma che non si allena, e queste sono voci che sono anni che si dice così, e anche qui io do la colpa alla società perché non c'è nessuno. Vittorio, permettimi, questa è una favola metropolitana, ma come non si allenano? Ma che stiamo dicendo? Cioè, no te! Lo so, e adesso è uscita anche questa intervista di Burdisso che ha chiaramente detto che Spalletti e Montella si arrabbiano tantissimo perché tanti giocatori della Roma sembra che ti facciano un favore. Ma la Roma cammina in mezzo al campo, Roma-Atalanta camminava, ma questa è una storia che vediamo da anni, e poi vediamo Napoli-Inter e sono due squadre che corrono a 200 all'ora, mentre noi camminiamo, quindi qualcosa non quadra a Roma nei giocatori, ma io ho un'idea, allora, una società che non esiste, nel senso,
Non è più possibile avere un presidente a 15 ore d'aereo che viene qui una volta ogni tanto e non c'è nessuno che prende il suo posto. C'è bisogno di una persona forte, una persona autoritaria, una persona che faccia le veci di Pallotta in Italia. E non è Sabatini, non è Zanzi, non è Baldissoni, non sono questi gli uomini che possono sostituire Pallotta. Ci deve essere una persona forte, forte che nel momento in cui vede che i giocatori non si stanno allenando bene, deve fare un macello, deve subito riferire in primis. Secondo, torno all'allenatore, un allenatore debole, perché con Capello la Roma si allenava e correva, evidentemente c'era pure un allenatore con gli attributi che se c'era data una pizza nel modo diciamo metaforico a un giocatore gliela dava, nel senso che allinea e basta. Signor Capello ha messo fuori i giocatori del calibro De Totti, se non guardava in faccia a nessuno. Conte è un altro che la Juventus era antipatico a tutti perché li faceva correre. Uno dei motivi per cui Conte è andato via da Torino, e io lo so con certezza, è che i giocatori hanno detto alla società che non potevano reggere il ritmo di Conte, perché Conte pretendeva il massimo, sempre, da tutti. Ma è così, perché tu guadagni milioni di euro e devi dare il massimo. Sempre e comunque. E a Roma non è così. Quindi in primis do la colpa alla società e Garcia la metto insieme. In secondo ai giocatori che insomma ci siamo stancati di questo atteggiamento da pseudo grandi, no? Io non so se ti ricordi Roberto, qualche settimana fa ebbi una discussione amichevole con un'ascoltatrice che diceva la Roma comunque è una grande squadra. Io dissi ragazzi, la Roma non è mai una grande squadra. Perché una grande squadra è il Barcellona, Real Madrid, sono le squadre che vincono, e lo ribadisco, la Roma non è una grande squadra, la Roma è una squadra discreta, perché ogni volta che usciamo fuori dall'Europa prendiamo schiaffi a destra e a sinistra. In Italia non vinciamo uno scudetto da 20 anni e quindi mi dovete dire perché la Roma debba essere considerata grande, grande squadra. Non lo è, non lo è. E purtroppo abbiamo i giocatori e la società e i tifosi che si atteggiano ad avere una grande squadra o essere una grande squadra. Non lo Vittorio, siamo, però permettimi, assolutamente. aspetta, però permettimi. Allora, qui c'è stata la grande sconfitta, grave sconfitta col Barcellona, non perché col Barcellona dovevamo per forza vincere, ma perché non l'abbiamo giocata. E uno, Bologna forse la scusante del campo fino a un certo punto. Due, con l'Atalanta che doveva esserci la rinascita, ci sarebbe dovuta essere la rinascita. L'Atalanta, che tanti ben pensanti hanno detto, ma è venuto a fare il catenaccio, gioco Non è sporco. vero, non ha rubato nulla, ha rubato l'altro. L'Atalanta fa l'Atalanta, nel senso che si chiude, gioca di rimessa, hanno trovato un buco e hanno infilato il gol. Cioè, che deve fare l'Atalanta? Ti deve mettere in L'Atalanta non ha campo? rubato nulla, anzi, De Santi si è salvato il risultato su Morales a tu per tu. La Roma ha fatto i due tiri in porta, e tu Allora, parlavi vediamo un di... attimo, però capiamolo un attimo. Allora, debacle con il Barcellona è lì disonore. Con l'Atalanta potevi pure risalire la china subito, invece non l'hai risalita, e questo è il punto. Vabbè, ma tu non hai la forza, non hai la forza mentale. I campionati, le partite si vincono tecnicamente, tatticamente, ma anche con la grinta, con la forza mentale. Questa squadra, tranne un paio di giocatori che purtroppo sono anche in calo, Nainggolan fisicamente è un po' calato, ma è normale, fa 6.000 partite a quel ritmo, non è più il Nainggolan di prima, De Rossi è vecchio. Tranne questi due giocatori che comunque hanno un po' di carattere. Voi mi dite un giocatore della Roma che caratterialmente è forte, che caratterialmente è Bonucci, De che Rossi? non parlo di tecnica, De Rossi? carattere. De Rossi? Infatti, io ho detto De Rossi e Nainggolan, a parte questi due. Cioè, ma tu non puoi avere una squadra con due giocatori su 11 che hanno quel carattere. Tu per vincere devi avere 11 giocatori con quel carattere, forse 10. 10 giocatori con quel carattere, e anche l'allenatore deve avere quel carattere, cosa che non è, perché noi abbiamo un allenatore che è presuntuoso, un allenatore che non si rende conto di avere una squadra messa male in campo, e lui continua a metterla da presuntuoso, perché a Barcellona ci sta da perdere, ma non puoi fare la linea della difesa a centrocampo, ma è da pazzi. Io credo che nessuno al mondo abbia mai giocato a Barcellona con la difesa alta, con quegli attaccanti che ogni volta che partivano andavano in porta. Con l'Atalanta Neanche Mourinho con l'Inter del triplete ci ha giocato con la difesa alta, con Bonucci. no, assolutamente, lui andò lì a fare proprio il catenaccio. Con l'Atalanta tu hai rifatto lo stesso errore. L'Atalanta non ha
Messi, Suarez e Neymar, però ha due giocatori sugli esterni che sono il Pato Gomez e Morales che vanno a 2000 all'ora. Giocando con la difesa alta basta un passaggio tra i due difensori e non li prendi più, ma non ci vuole un mago per capire questa cosa. Non ci vuole un genio. Oh, ma allora adesso che cosa si deve fare? Aspettare queste tre partite e poi mandare a casa Garcia in caso di debacle, di sconfitta immensa? Oppure si può andare avanti con Garcia fino alla fine del campionato? Oppure ancora aspettare la sosta e lì cambiare il timoniere? Io sinceramente la delusione che ho avuto sulla società è anche questa, perché io dopo Roma-Atalanta l'avrei cacciato subito, ma senza proprio storie. Perché non esiste, non si può più continuare con Garcia, basta, ci vuole un sergente di ferro. A Roma si è vinto con i sergenti di ferro, basta. Un sergente di ferro serve a Roma. Sergente di ferro è Antonio Conte, perché è un sergente di ferro, bisogna fare di tutto per prenderlo. Basta, non ci sono altri, perché Mourinho non lo vuoi prendere, Guardiola costa troppo, Ancelotti costa troppo. Conte lo devi prendere. Cioè l'acquisto, a me voglia che sento tanti tifosi da Roma, ma non lo voglio antipatico, non me ne frega nulla che è antipatico, non è che a Roma deve venire l'attore che deve essere simpatico e sorridente, bisogna vincere, ci vuole una persona di carattere, e in questo momento tra gli allenatori disponibili è Antonio Conte, l'unico di carattere, non riesco a capire neanche questa repulsione nei confronti di Mazzarri. Io non è che dico tra Conte e Mazzarri prendo Conte tutta la vita, però Mazzarri non è un mostro di simpatia, e poi l'ultima volta che ha allenato l'Inter insomma ha toppato clamorosamente, però è vero, però in quell'Inter topparono un po' tutti, se ti ricordi, era un'Inter scandalosa, però Mazzarri non dimentichiamo che prima con il Napoli non di Higuain nettamente inferiore a questo Napoli, perché era nettamente inferiore a questo Napoli, ha vinto delle Coppe Italie, ha vinto una Supercoppa, è arrivato comunque in una buona posizione in Coppa UEFA, è arrivato secondo in classifica, e ancora prima ha fatto il miracolo con la Regina, addirittura portandola a ridosso della Coppa UEFA. Quindi io dico, questo grande odio nei confronti di Mazzarri, io sono uno di quelli che dice che tra Mazzarri e Garcia ci sono tre categorie di differenza. Poi se mi dici Mazzarri o Conte, vado su Conte tutta la vita. Però tra Mazzarri e Garcia, ma prendo Mazzarri, perché almeno è un uomo concreto, è un uomo concreto. Cioè fateci caso, i difensori che sono a Roma sembrano tutti scarsi, per non usare termini offensivi, poi se ne vanno da Roma e sono buoni giocatori. L'ultimo esempio è Astori. Astori sta facendo un ottimo campionato a Firenze. Beh, sta facendo Astori. Vittorio, è come Jedevaj che in Germania ha trovato la sua felicità e la sua prosperità. Poi vengono in Italia e sembrano tutti scarsi. Tutti. Dal primo all'ultimo. Tutti scarsi. Adesso Rudiger. Ma perché? Perché manca un'organizzazione di gioco. Fino a 2 anni e mezzo fa, a me la gente mi diceva, ma da 2 anni e mezzo fa la Roma non prendeva gol. Ok, avevi Benatia, avevi De Rossi di 3 anni di meno che ha fatto un campionato eccezionale, avevi Castan che non ha fatto quel, che non ha avuto quel problema. E va bene, tu devi avere anche un'organizzazione di gioco, un'organizzazione. Cioè ragazzi, ma noi abbiamo Edin Dzeko, che adesso io sento la gente che dice che non è capace, ma Edin Dzeko che fa l'esterno? Che fa il trequartista? Ma è fuori ruolo, lo vedono tutti che è fuori ruolo, e se fa il trequartista non può andare a segnare, è chiaro. Bravo. Ma voi vedete uno schema per Dzeko? Oh, comunque qui c'è Giorgia che mi scrive: per quanto riguarda Dzeko, dite che ha sbagliato 5 palle gol clamorose contro l'Atalanta e ne poteva fare altre addirittura in Coppa dei Campioni, si è mangiato pure il calcio di rigore. Beh, vabbè, il calcio di rigore avrebbe cambiato poco, insomma, Guarda, 5 palle gol con l'Atalanta non le ricordo, sinceramente ricordo un tiro fuori. È un colpo di testa andato alto. Sì, ma il colpo di testa non è che l'ha mangiato, lì andava a colpire. Ci scrive, cioè io aspetta al volo, al volo, ci scrive Giuseppina: è inutile che mettete la scusante del campo, perché pure per noi del Bologna c'era il campo che era un acquitrino, quindi come eravate danneggiati voi, lo eravamo noi, solo che noi abbiamo giocato e voi no. Ma no, è una stupidaggine, perché tra le due squadre, io posso dire a Giuseppina che in quel momento se la Roma avesse giocato su un campo normale finiva 5-0 per la Roma quella partita. Perché il campo così danneggia di più la Roma è la squadra più tecnica del Bologna, il Bologna fa il lancio lungo e basta, è quello il suo gioco, no? Quindi su quel campo era sicuramente avvantaggiato il Bologna, però poi la Roma è andata in vantaggio e c'è stato l'errore. Comunque anche
lì delle scelte pazzesche del nostro allenatore, perché mi dovete spiegare i turbe su un campo del genere, come fai a metterlo in campo, cioè, come fai a giocare. Non, è, campo, non è il classico uomo da campo pesante, i turbe, lo capisce anche un bambino questo, no? Turbe che praticamente l'acqua gli arrivava al collo. Cioè, ma io, cioè, ma dai, sono cose elementari, non è che sto dicendo cose, ah, ma tu sei un mago, no, sono cose elementari. C'è, cioè, il campo pesante, ci vuole gente robusta fisicamente, e non può giocare i turbe che gioca sullo sprint, sulla velocità, almeno sulla carta, perché poi è un giocatore, sai come la pensa, a me i turbe non piace, non piaceva, e speriamo che lo mandiamo via più presto. A gennaio va in prestito forse alla Fiorentina? Ma speriamo, guarda, non ne posso più di questa gente, non ne posso più, perché questi mezzi giocatori a Roma hanno stancato, abbiamo troppi mezzi giocatori, ex giocatori, comprensivo, vedi Maicon, vedi l'intervento di Maicon che si è fatto spellere con l'Atalanta, è grottesco, dai, non puoi entrare così in giocatore di quell'esperienza. Finalmente in porta dice abbiamo De Santis, almeno questo, a un minimo di criterio. E però ha preso due gol, Vittorio. Vabbè, ma che due gol li prendeva pure Yashin, che poteva fare a poraccio. Ma io dico, almeno hai un portiere, ma ti spiego, Roberto, mettiamo alla pari De Santis e Szczęsny, anche se secondo me De Santis è più forte, però mettiamoli alla pari. Ma però perlomeno un portiere che dà tutto per quella maglia, perché l'ha dimostrato anche negli anni passati. Non metto in porta uno che alla prima intervista dice io sogno di tornare all'Arsenal, il mio sogno è quello di tornare all'Arsenal, ma bello mio, ma se non cascio è perché rimano all'Arsenal, non è, sai, dice sto a fare il mostro, me lo posso permettere, stai a fare una patera dietro l'altra, fai un'intervista e dici pure che vuoi tornare all'Arsenal e ti faccio pure giocare a titolare, ma no, metto in campo uno che quella maglia la sente. Oh, qua certi romanzieri dentro le radio in modulazione di frequenza hanno detto che per gennaio arriveranno due portieri dal Sud America e partirà proprio Szczęsny, però ritengo che non sia questo il momento per cambiare il portiere titolare della Roma, a meno che non ti affidi da gennaio fino a giugno a De Santis, allora è un altro discorso e tu prepari il portiere nuovo. Forse io, guarda, anche questa storia che noi prendiamo solo stranieri, io comincio a essere molto arrabbiato anche con Sabatini, ma molto arrabbiato, perché un altro che io comincio a pensare che forse ha fatto il suo tempo e deve andare via da Roma, non se ne può più, insomma, di questi esperimenti, no? Che mi prendi i portieri sudamericani e basta, ma vabbè, prendi gli italiani, abbiamo dei portieri in giro che sono fenomeni, ma l'avete visto Sportiello contro la Roma? Fatti due o tre interventi perfetti. C'è un ragazzo, c'è Consigli del Sassuolo, ma è un gran portiere, c'è Mirante del Bologna, è un bel portiere, ci sono portieri in Serie B che sono fortissimi, basta con le scommesse, non se ne può più. Cioè, il signor Sabatini deve capire che non sta al Palermo, all'Udinese, cioè il signor Sabatini, se uno pensa, ha venduto Marquinhos, Romagnoli e Benatia, tre giocatori che potevano fare la difesa più forte del mondo. Ma Romagnoli se n'è voluto andare lui, attenzione. Sì, se n'è voluto andare via lui, però la Roma non ha fatto nulla per tenerlo. Comunque l'ha mandato via. Tu paghi gli errori per prendere tutti esperimenti. Vittorio, tu paghi gli errori di Chedevai, Marquinhos e Benatia. Questi stai pagando. Certo, e Chedevai se n'è andato perché l'allenatore attuale della Roma che ha detto deve andare via da qui, tanto è un mediocre giocatore, alla faccia del mediocre giocatore, forse un po' difficile di carattere, questo sì, però che sia mediocre giocatore i fatti dimostrano totalmente il contrario, e sta giocando pure fuori ruolo oltretutto. Sì, oggi aver avuto cosa, io vedo gli errori ce ne sono tanti, perché Szczęsny è un errore, tu non puoi prendere un portiere in prestito sapendo che questo vuole andare via dopo due mesi, allora l'intervista l'ha lasciata il 26 ottobre, cioè errore di Olebas, è passato sotto traccia, tu hai venduto Olebas a 2 milioni e mezzo di euro, che non stiamo a parlare che era il terzino sinistro più forte del mondo, ma in questa rosa se si fa male Digne, ma chi ce mettiamo lì a sinistra? Non ci abbiamo nessuno. E tu l'hai venduto per 2 milioni e mezzo di euro, un giocatore che ti poteva fare comodo, hai venduto Ljajic, è un altro errore, perché tu Ljajic all'Inter l'hai venduto a una squadra concorrente, perché l'Inter punta a vincere lo scudetto, e attenzione a questa squadra, l'hai venduto per 9 milioni di euro, cioè ma Ljajic tu prendi Dumbia a 15 e vendi Ljajic a 9, ma sei scemo.
Ma come fai a fare un mercato del genere? Io vendo gli AIC, che è un ragazzo che comunque ha delle giocate, delle prospettive a 9 milioni di euro. A chi? All'Inter, che è una squadra che è concorrente mia, e mi toglie pure lo scudetto, un posto in Champions, e mi batte 1-0 a Milano, e prendo Dumbia a 15. Ma questo c'è criterio in un mercato? Cioè, basta con queste cose, non se ne può più. A Roma, perché dico, c'è bisogno di una persona che dirige, che vince, perché non è possibile. Qua fanno tutti come si pare, Robè, tutti come si pare, perché non c'è nessuno, è la terra di nessuno, la terra di nessuno Roma. I giocatori sono tutti, fanno come vogliono, l'allenatore non c'ha gli attributi per mettere in riga i giocatori. Ci abbiamo un capitano, che mi duole dirlo, che non parla mai. Lui fa pubblicità, fa ride, è simpaticone, guadagna un sacco di soldi, ma vuoi fare un'intervista? Ma vuoi assumerti le tue responsabilità, la capitana, e dire, oh, qua mi avete stupato tutti? Ma vuoi uscire un attimo fuori e fare il capitano? In 40 anni di carriera a Roma non l'ha mai fatto queste cose, mai, non è mai stato leader, cioè in questo momento. Ma con Francesco Totti non parla. Francesco Dotti si è messo un attimo in disparte, probabilmente perché tante cose non stanno andando bene come lui voleva. Ma devo dirlo, devo uscire poi dallo scoperto, cioè basta mettere tutto quanto sempre nascosto. Sono anni che escono le voci di questa squadra che non si allena, escono le voci di gente che fa come se pare, sempre, basta. E ora di questa gente deve andare via da Roma, il capitano se lo può permettere ormai di dire certe cose, le deve dire. Perché anche quest'anno purtroppo rischiamo di buttare l'ennesima stagione. Addirittura buttiamo la stagione? Certo, ma tu quest'anno, caro Roberto, quest'anno rischi di non arrivare neanche in Champions, eh? Perché tu mi devi dire Inter, Napoli, Juve e Roma, togliamo la Fiorentina che secondo me non arriva, tra queste quattro una salta. Inter, Napoli, Juve e Roma, la Juve arriva, tra le prime tre arriva la Juve. Arriva, ce l'ha nell'indole, nel carattere. Il Napoli non arriva dalle prime tre? Roma o Inter? In questo momento l'Inter è più forte della Roma, perché è più quadrata, ha più attributi, è più cattiva, c'è un allenatore che di calcio ne capisce. E tu rischi di arrivare anche in Champions quest'anno con questa squadra. È clamoroso. Certo, sì, me ne rendo perfettamente conto. E tu rischi di buttare l'ennesima stagione, e mi meraviglio ancora di una società che dice aspettiamo martedì per scegliere l'allenatore. Ma perché se tu passi mercoledì con il Bader Borisov, allora ti tieni Cassia, perché allora l'intento qual è? Solo quello di guadagnarsi 10-15 milioni di euro per la Champions e basta? Ma poi dopo però prendo altri 7 gol e mi faccio prendere in giro da tutto il mondo? Perché poi no, se prendo il Bayern Monaco sono altri 7, perché non scappiamo. Il Real Madrid ce ne farà 5-6. Sì. Il Paris Saint Germain 5-6, cioè alla fine allora io passo il turno, guadagno 15 milioni di euro e poi tutte le figuracce che andiamo a fare per l'Europa vanno bene. In Italia non vinciamo nulla neanche quest'anno, ci abbiamo questa situazione tra la tifoseria che non si quadra, non ci abbiamo una figura, e questo vedi, se ci fosse una figura in Italia forte in questo momento, anche questa situazione della tifoseria bisogna risolverla. Ma è possibile che noi dobbiamo giocare sempre su uno stadio vuoto? Ma Roma batte Borisov, 3.000 biglietti venduti, 3.000, la partita decisiva della Champions League, cioè non si può più andare avanti, cioè è arrivato il momento. Per questo dico che Totti deve parlare, che bisogna uscire allo scoperto, basta. È vero. Allora, conclusione velocissimo: Torino, Bade Borisov e Napoli. Roberto De Angelis dice 3x3, 9. Anche tu mi rinchiudi in manicomio come mi hanno scritto diverse persone, o dalla mia pazzia si può trarre magari un lume di verità? Io ti dico, Torino domani secondo me possiamo vincere, e brevemente ti dico perché loro non hanno giocatori veloci tipo Pato Gomez e Morales. Ma lo sai perché domani a Torino potremo vincere? Perché stasera, anche se in forma ridotta, abbiamo rifatto questa è la Roma. Col Bade Borisov, giusto, col Bade Borisov secondo me puoi vincere, perché sei più forte, okay? Però a Napoli rischiamo di prendere 6-7 gol. Sì. Con questo allenatore, se riandiamogli con la difesa alta, come fa lui di solito, con Insigne, Callejon e Higuain, ci fanno 7 gol. Prepariamoci che sarà un'altra sconfitta di quelle che ci ricorderemo a vita, ci prenderanno in giro a vita. Beh, speriamo di no, dai Vittorio. Allora, se lui va a giocare in quel modo,
ci fanno, io te lo dico già adesso, dai 5 ai 7-8 gol. Però pensiamo, perché Higuain da solo deve fare 30, pensiamo, perché se Higuain non lo marchi, viene tutto quello spazio tra 3 gol. Esatto, pensiamo per domani pomeriggio a Torino. Io non so se anche in versione accampato, se grazie alla Lorenzetti riusciremo a entrare in onda e a dire qualcosa come minuto 91esimo, magari daremo dei piccoli flash della partita o dopo la partita. Vediamo un attimo come organizzarci e spero per venerdì 11 di tornare alla normalità. Per il momento il mio più caloroso e sentito grazie a te per la tua disponibilità. Grazie a voi Roberto, grazie a tutti, forza Roma, e ripeto, cerchiamo un attimo di capire cosa sta accadendo, senza paura di dire le cose che pensiamo. Quindi non è criticare, non criticare, io sento ancora la gente, la Roma si discute, non si discute, no, è il momento di far uscire fuori il marcio che c'è a Roma, che ce n'è tanto, esatto. Ce n'è veramente tanto. Grazie a Vittorio Bellucci, ciao, e sempre forza tutti. Roma. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Ringraziamento al simpaticissimo Vittorio Bellucci. Come stiamo coi tempi, signora Lorenzetti? Mi dica. Allora, sì, ho capito tutto. Rimanete con noi, tra qualche istante il prossimo collegamento, in registrata, in differita, in diretta, non lo so ancora, però ci sarà. Ok, grazie a tutti. Ciao. Non mi muovete, rimanete lì. È poco professionale, è poco radiofonico, però visto che trasmetto con un jack, un filo che mi entra dentro la camicia e che mi sta facendo anche un solletico di quelli numero uno, già è già è tanto che siamo riusciti ad andare in onda. Ma questo è l'amore che abbiamo per la radio e l'amore che abbiamo per avere sempre un contatto aggiornato con voi, in questo caso di un argomento sportivo, altrimenti di tanti altri argomenti del circuito Stap Radio RDA Radio 1. Rimanete con noi, grazie.